Grazie. Cent'anni fa su questi luoghi si erano le battute finali della Grande Guerra, oggi su questi luoghi siamo alle battute finali di un grande progetto molto ambizioso che comporta la documentazione del Sentiero della Pace. Il Sentiero della Pace sono più di 520 km che dall'Adamello alla Marmolada coprono quello che era il fronte della Prima Guerra Mondiale. Fujifilm mi ha incaricato di raccontare in un video la storia, i sentieri, i luoghi, le persone e le emozioni di questa regione. In termini di cifre, questo è un progetto molto ambizioso perché ha comportato più di 3 settimane sul campo, un range di temperature dai meno 25 più 30 gradi, un team eccezionale di guide, storici, esperti messi a disposizione dal Trentino. E per me personalmente è stata anche una grande esperienza e un viaggio personale alla scoperta di una parte della storia e di noi che passa spesso in secondo piano. È un progetto ambizioso, è un progetto enorme, ma è un progetto meraviglioso, è un progetto di scoperta, è un progetto di documentazione, è un progetto di testimonianza. Non è solo la guerra, ma è anche chi siamo, sono le nostre radici.